Tornato al maestro Salveriso, oramai presenza fissa di Re Panettone. Un altro primo premio anche quest'anno, cosa vuol dire a proposito? Beh, sono veramente molto contento. È dalla prima edizione che partecipo al Re Panettone. Questa manifestazione mi ha dato tantissimo perché mi ha dato modo di farmi conoscere al pubblico milanese. Naturalmente, dal panettone classico che ho imparato proprio qui in Lombardia, la tecnica del lievito e dell'impasto. Con le mie declinazioni dei prodotti tipici della mia costiera amalfitana. Negli anni chiaramente ho portato tante specialità e anche quest'anno il primo premio, il primo e il secondo premio è arrivato per il panettone milanese e per il panettone innovativo che si chiama girotondo di frutta. Come si prepara questo girotondo di frutta? Beh, il girotondo di frutta è una pasta di panettone classico cotto in una ciambella, una forma di ciambella, con dei frutti di stagione dove ci abbiamo messo dentro dei frutti semicanditi, albicocche, mele, uvetta, arancio, pera e su una crema al limoncello con della frutta. Quindi abbiamo veramente un dolce molto colorato, molto fresco al palato che può essere mangiato anche tutto l'anno. Come sta andando l'edizione? Beh, devo dire benissimo, è dalla mattina alle 10 quando apriamo lo stand abbiamo questo flusso di persone, questo per me è molto gratificante, arriva gente che viene ad assaggiare ma moltissimi di loro ormai non assaggiano più, comprano direttamente il prodotto per le feste di Natale. Le faccio tantissimi complimenti, ci rivediamo l'anno prossimo e auguri. Grazie mille e auguri anche a voi.